Bella gazzettari! Oggi parliamo dell'incontro di ieri per la cintura dei featherweight di Bellator, incontro tra Pitbull e AJ McKee, un incontro che era stato preannunciato come il migliore incontro della storia di Bellator, un incontro tra due fighter sicuramente molto forti. AJ McKee si approcciava a questo incontro da undefeated, non era mai stato sconfitto da nessuno e soprattutto da campione in carica, mentre Patricio Pitbull si è portato a casa l'incontro con una prestazione dal mio punto di vista buono, una prestazione che tutto sommato gli dà in maniera meritevole la cintura e tra l'altro è diventato l'unico fighter tra le big promotion ad aver vinto la cintura per ben 3 volte, in questo caso la cintura dei featherweight. Oggi andiamo a analizzare velocemente l'incontro, vi dico che cosa ne penso, vi do il mio parere e poi soprattutto facciamo un piccolo paragone confronto tra UFC e Bellator, dato che settimana scorsa avevamo visto la gran vittoria di Volkanovski contro Korean Zombie. E dunque, ragazzi, secondo me un'analisi di questo tipo ci sta assolutamente. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio lavoro, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, anche perché solo il 50% di voi che guardano questi video sono iscritti al canale e dunque un bel subscribe non vi costa davvero niente. Io vi tengo aggiornati con cadenza giornaliera su tutto ciò che succede nel mondo delle MMA. E non scordatevi, ragazzacci, di attivare la campanella delle notifiche. Sigla e si parte. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Allora, Patricio Pitbull è stato dunque l'unico a riuscire a sconfiggere AJ McKee. Una sconfitta che secondo me ci sta, nonostante AJ McKee fosse molto sorpreso dal risultato. Patricio Pitbull, dal mio punto di vista, se l'è portata a casa in maniera abbastanza corretta. Tra l'altro, i due fighter sono due fighter abbastanza diversi, sia a livello fisico sia come caratteristiche tecniche. A me AJ McKee piace, però mi sembra un pochino scomposto, soprattutto nello striking. Non mi fa impazzire la sua forma, non mi fa impazzire proprio il suo modo di combattere, però riconosco che è un ottimo fighter. Per quanto invece riguarda Pitbull, mi sembra più composto in piedi, mi sembra che abbia colpi più pesanti, soprattutto il suo overhand molto molto buono, e lo abbiamo visto bene nel terzo round. Secondo me Pitbull si è portato a casa in maniera corretta il secondo, il terzo e anche il quinto round. Soprattutto il terzo round, io non capisco come ci possano essere dubbi su quel terzo round, quando dopo l'overhand è riuscito a portarlo a terra e quasi lo ha sottomesso con una bella ghigliottina. Dunque vi ripeto, secondo, terzo e quinto li darei a lui. Primo e quarto potrebbero andare a AJ McKee, ma nel complesso vittoria meritata. E dunque cintura che torna giustamente a Patricio Pitbull. Però ragazzi, la cosa che più mi ha fatto pensare è guardare questi due fighter, che sono comunque sia considerati come il top del top, la creme della creme dei featherweight di Bellator, e che dal mio punto di vista non sono neanche lontanamente paragonabili al top della UFC. Non parlo solo di Volkanovski, che dal mio punto di vista è tipo 6 gradini superiori a questi due, ma anche per quanto riguarda Holloway, anche per quanto riguarda forse anche Qatar, ma comunque per tutti i top 5 della UFC, sì, secondo me sono superiori a questi due fighter. Quindi tutte le varie parole di AJ McKee e del suo management, del suo allenatore e di suo padre in preparazione a questo match, che dicevano, quasi snobbavano l'incontro per la cintura contro Pitbull, dicendo che erano già pronti per fare il salto in UFC, parlavano di soldi, parlavano di borse, voglio almeno 1 milione, voglio combattere con Volkanovski, voglio quello, voglio quell'altro, aveva perso di vista la cosa più fondamentale, ovvero il prossimo incontro, quello con Patricio Pitbull, e dunque dal mio punto di vista la sconfitta è stata dovuta anche al fatto che era troppo pieno di sé, era troppo convinto che avrebbe vinto e soprattutto era troppo convinto che avrebbe vinto in maniera facile e agevole. E infatti poi, ragazzi, i risultati si sono visti. Un'altra cosa che onestamente non mi è piaciuta per niente è stato il modo nel quale l'angolo di AJ McKee ha affrontato l'incontro, ovvero alla fine del primo, secondo, terzo, quarto e quinto round gli continuavano a dire: stai vincendo, sei avanti, hai vinto il round, continua così, continua così.
Mentre ragazzi, chiunque avesse visto l'incontro sapeva che le cose non stavano andando in quella maniera. Anche il terzo round, l'angolo di McKinney diceva hai vinto il round, quando era chiaro che non avesse mai vinto quel round. Come faceva ad aver vinto quel round? Mancava poco così che fosse sottomesso da quella ghigliottina, mancava poco così che fosse stato mandato KO da quell'overhand, quindi non riesco a capire su che basi valutavano il fatto che lui era avanti ai punti, dato che mai nella vita era avanti ai punti. Quindi nel complesso vi ripeto, buona prestazione di Pitbull, buona prestazione di McKee, angolo di McKee che ha sbagliato totalmente l'analisi del match continuando a dirgli che era avanti ai punti quando in verità non lo era, e mettendogli anche nella testa il fatto che poteva gestire l'incontro quando in verità secondo me doveva dare il tutto per tentare il KO, soprattutto dopo il quarto round, perché era chiaro che era troppo indietro a quel punto. Aveva vinto bene il quarto round e doveva cercare di finire Pitbull al quinto round invece di cercare di gestire e di portare avanti l'incontro per una decisione che poi si è rivolta completamente contro di lui. Per quanto invece riguarda comparazione UFC Bellator, ragazzi, se questi sono i top di Bellator, di che cosa stiamo parlando? Secondo me sia Pitbull che McKee sono due ottimi fighter, per carità, ma è già grazia ricevuta se possiamo inserirli tra i top 5 della UFC, perché ragazzi, con Volkanovski di che cosa stiamo parlando? Con Holloway di che cosa stiamo parlando? Non c'è assolutamente paragone, soprattutto in piedi, ragazzi. Voi davvero pensate che McKee possa tenere testa a Volkanovski in piedi? McKee verrebbe triturato come carne macinata dal campione, e anche Pitbull secondo me avrebbe davvero poche possibilità di vincere sia contro l'uno che contro l'altro. Quindi vi ripeto, questo incontro ci ha fatto sicuramente divertire, questo incontro ci ha fatto capire come alle volte un fighter debba, dal mio punto di vista, onestamente, rimanere coi piedi per terra e non farsi prendere dall'hype, perché il fatto che fosse undefeated secondo me gli ha fatto un attimino montare la testa, e soprattutto ci ha fatto capire che c'è una differenza qualitativa tra UFC e Bellator al momento importante, sicuramente nei featherweight, ma probabilmente in tutte le altre categorie. Volkanovski dal mio punto di vista è un gradino superiore a tutta la division dei featherweight. Forse potrebbe rigiocarsela con Max Holloway, ma con gli altri è sicuramente un gradino superiore, quantomeno, ed è sicuramente 4-5 gradini superiori sia a Pitbull che a McKee. Perché vi ripeto, un incontro tra McKee e Volkanovski finirebbe molto molto male con un KO dell'americano dopo probabilmente 2-3 round, perché in piedi io dubito che potrebbe tenere testa al campione. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, avete visto l'incontro, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, siete d'accordo con la mia analisi, siete soprattutto d'accordo col risultato, come avete visto il giudizio dei giudici, scrivetemelo qui sotto nei commenti, e noi come sempre ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!